Intanto auguri a Coach Vitucci, come ci si sente nei panni di tecnico di una squadra importante come l'Air Avellino? Beh, si sente molto bene sicuramente, perché è chiaro che è una responsabilità importante, ma che affronto molto volentieri. Sono stato onorato di questa chiamata. Dicevo prima che ci abbiamo messo poco a metterci d'accordo, perché per me era un'ottima opportunità per ripartire, perché credo che questo posto abbia risorse e possibilità decisamente importanti, e quindi per me era un'occasione da non perdere. Coach, quale sarà il suo motto per la nuova squadra che adesso è tra le sue mani? Un motto potrebbe essere divertirsi nell'efficacia, perché la prima cosa che cercheremo sarà quella di essere efficaci dal punto di vista offensivo e difensivo, e allo stesso tempo divertirsi per far divertire chi viene a vederci, che comunque, anche se magari sembra marginale, ma insomma qualche volta non lo è, dopo che uno è convinto ed è sicuro di aver dato il 100% di quelle che sono le sue capacità. Le sue considerazioni sul pubblico biancoverde e sulla società, che è quella del presidente Ercolino? Beh, il pubblico è sicuramente qualcosa che caratterizza questo ambiente, lo dico finora perché l'ho affrontato da avversario, è un pubblico corretto ma molto vivace, che segue molto, che sicuramente spinge un po' i propri giocatori, quindi questo è un qualcosa da usare. Il famoso sesto uomo non è solo così una elaborazione, no? Culturale, ma è qualcosa che i giocatori sentono, o che sicuramente sentono quando non c'è, come qualche volta purtroppo capita. Invece qui questo non capita mai, perché la spinta è importante, e direi che il presidente Ercolino lo rappresenta degnamente, nel senso che il primo che ha entusiasmo e che spinge questa squadra a dare il suo meglio e a migliorarsi ogni anno, credo sia il presidente, naturalmente suo figlio Luigi, cioè la famiglia, che è quella che è il motore centrale di questa operazione, di questa grande macchina. Tutti sperano nella venuta di Marx Green qui ad Avellino. Quante probabilità ci sono che il playmaker arrivi qui? Ma questa è un'operazione che adesso chi di dovere si sta impegnando a provare, come altre. È chiaro che dobbiamo essere pronti anche ad altre alternative. Sicuramente cercheremo di avere il primo acquisto, che è quello di avere il playmaker migliore possibile. Questo sicuramente speriamo possa essere Marcus Green, e se non sarà Marcus Green sarà qualcun altro comunque di livello. Bentornato Tonino Zorzi, la città di Avellino è soddisfatta del suo ritorno ed è felice di riaccoglierla. Questo mi fa molto piacere, perché anch'io ho sempre avuto un ricordo di Avellino molto, molto grande e molto importante. Per cui penso che si potrà fare un buon lavoro, perché Vitucci sicuramente è un coach valido e che sicuramente è messo in una situazione diversa di quella che aveva alla Benetton, e qui farà benissimo. Ecco, lo ha detto anche in conferenza stampa, l'Air Avellino di quest'anno sarà una squadra di talenti, di cuore e di testa. Speriamo sì che sia proprio così. Che sia proprio così, perché la città di Avellino, il proprio pubblico se lo merita, è stata sempre vicino alla squadra in situazioni anche non ottimali, però è stata sempre vicino. Luca De Gennaro nuovamente affiancato da Tonino Zorzi. Sì, sono molto contento prima di tutto, come diceva qualche collega tuo, di essere stato confermato dalla proprietà, quindi questo sicuramente per me è un sintomo di fiducia, di grande voglia di ricominciare. Avrò a mia fianca ancora un anno Tonino Zorzi, quindi sicuramente è un allenatore che non sta a me sicuramente presentarlo, un allenatore che solo il suo nome si presenta da solo, un allenatore che comunque sa tantissimo di pallacanestro e quindi può aiutare sia me che Frank per migliorare la squadra e cercare di mettere nel miglior modo possibile i giocatori a servizio del capo allenatore, e quindi cercare di fare una buona pallacanestro. Gianluca, che squadra, che Air vedremo quest'anno?
Ma sicuramente stiamo cercando di allestire un roster che abbia prima di tutto grande energia, stiamo cercando giocatori che abbiano voglia di venire a Avellino, quindi comunque entrare nella nostra realtà che da anni comunque è cresciuta tantissimo e i risultati per fortuna parlano da soli. Una squadra che comunque deve correre tanto in campo, una squadra che vuole giocare tanto contropiede, una squadra che vuole cercare di fare della transizione la sua arma migliore, però al tempo stesso una squadra che abbia un carattere anche da un punto di vista difensivo. Perché lasciami passare questo pensiero mio personale, io credo che dalla difesa si possa creare un buon attacco, quindi di conseguenza giocatori che vogliono sacrificarsi in difesa per giocare bene in attacco. Quante probabilità ci sono che il playmaker americano venga qui? Ma le probabilità sono molto molto alte, so che la società sta lavorando 24 su 24 per arrivare addirittura a discutere i dettagli del contratto, quindi comunque è molto avviata la situazione, però mi auguro che la cosa possa terminare in modo positivo per noi e sicuramente il direttore generale Antonello Nevola con l'amministratore delegato Luigi Ercolino faranno di tutto per portare qui Marchese Green ancora un anno. Luigi Ercolino, amministratore delegato dell'AIR Avellino, suo padre poco fa in conferenza stampa ha parlato di creare una squadra quest'anno almeno per la lotta playoff. Ma credo che sia più giusto dire che vogliamo creare una squadra che non abbia limiti e che non abbia obiettivi prefissati, che siano poi motivo di assolvimento al loro raggiungimento. Quindi vogliamo una squadra che sia in grado di andare in campo consapevole di potersela giocare con tutti, di poter vincere contro chiunque, perché non puoi immaginare a prescindere che ci sono avversari più forti e con coraggio, umiltà, lavoro, portare a casa quanto più vittorie possibile. Si sta parlando tantissimo della probabile venuta di Marchese Green qui ad Avellino, quante possibilità ci sono che il playmaker americano venga qui? Questo è l'inizio del mercato nostro, di tutte quante le altre squadre, quindi è prematuro poter immaginare arrivi così velocemente in volata. Stiamo lavorando, ci stiamo lavorando fin dall'inizio, prima della fine di questa stagione. Sappiamo che Marchese vorrebbe ritornare ad Avellino, che ha intenzioni sue personali di voler rilanciarsi qui ad Avellino. Ne abbiamo preso atto, cercheremo di fare del nostro meglio perché sicuramente può essere un playmaker che dal punto di vista tecnico e tattico potrà fare bene nel modo di vedere la pallacanestro di Vitucci. Coach Vitucci, una scelta accurata, sentita e sicuramente convinta da parte della società biancoverde. Sì, noi sapevamo fin dall'inizio che il cerchio era ristretto rispetto alla scelta del nuovo allenatore, abbiamo preferito un allenatore giovane che ha voglia appunto di riscattarsi, di rischiare anche qualcosa per vincere un po' in più. Questo era l'identity kit del timoniere che volevamo a comando di questa, alla guida di questa squadra. Adesso lo vedremo, speriamo quanto prima all'opera, così potremo anche giudicare se abbiamo fatto bene.